E adesso un ospite a cui tengo moltissimo, uno scrittore di Prato che seguiamo da tempo, dai suoi primi libri, dopo la vittoria al Premio Strega quest'anno con Storia della mia gente, ritorna qui con il suo ultimo libro freschissimo d'uscita, Le nostre vite senza ieri, che ci parla di un'Italia in cui tutto è in frantumi e danza, come dice la citazione di Jim Morrison che apre il libro. È il nostro ospite Edoardo Nesi. Edoardo Nesi, bentornato. Noi cambiamo di posto, ma tu riesci a raggiungerci. Ti piace questo divanetto déco? Bello, sì. Che ne dici? Il tessuto com'è? Bello il tessuto. Perché tu sei esperto di tessuti. Ormai sì. Allora, ti è piaciuto intanto il piccolo omaggio? Io volevo ringraziarvi perché avere le mie parole lette dal freddo, tra l'altro, è un'emozione non da poco. Non da poco, devi dire che è bravo per forza, sennò è pericoloso. Appunto. Allora, Edoardo Nesi, intanto non ci vediamo da quando hai vinto il premio Strega, che è una bella soddisfazione. Sì. Com'è stata sta cosa? Credo, noi abbiamo, diciamo, in qualche modo avuto il nostro incontro appena uscito il libro. Sì. Quindi prima dell'evento. Sì, sì. Ma te l'aspettavi? Uno fa sempre un po' lo snob, poi alla fine fa piacere. No, fa un piacere enorme, guarda, perché poi quando si scrive il premio Strega lo si vede, lo si sente sempre come qualcosa di straordinario. Basta vedere chi l'ha vinto, no? Insomma, io non riesco a far finta di non essere molto, molto felice. Vabbè, ma ti credo, bravo, mi piace, tu non fai finta, mi piace. Possiamo dire se la scomodità di questo divano è veramente scomodo. Ringrazio la famiglia Chiara, questa, cioè, perché ogni volta una famiglia ci dà un divano, questi sono, grazie, però diciamo, bellissimo, eh? E possiamo dire che Le nostre vite senza ieri, che è fresco fresco di uscita, è un sequel. Si può dire in letteratura il sequel? È una cosa molto brutta. Che te lo puoi dire. Ah, io lo posso dire. Perché ho detto, già ho visto la faccia, dico, ho detto una cosa che non si doveva dire. No, sai, in effetti questo libro nasce un po' dall'altro e nasce anche, forse soprattutto, da quello che mi hanno detto i miei figli. Un giorno sono venuti da me tutti e due e mentre stavo scrivendo proprio questo libro mi hanno detto, babbo, ma l'Italia fallisce? Perché l'avevano sentito dire in televisione dal Presidente del Consiglio e quindi erano venuti a chiedere a me cosa sarebbe successo, diciamo, cosa succede se l'Italia fallisce. E che non l'abbiamo capito neanche noi, quindi un po' come i tuoi bimbi. Infatti, nessuno l'ha capito. Cosa succede se l'Italia fallisce? Io naturalmente ho detto a loro che non si fallisce, né noi né la Grecia, non fallisce nessuno, non vi preoccupate. Ho fatto la figura da babbo forte, no? Però poi mi sono chiesto, ma gli ho detto la verità, no? E da lì parte. E da lì parte la necessità di scrivere un libro in cui si raccontano tempi straordinari e anche, diciamolo, terribili. Tra l'altro io vi ha fatto molta tenerezza, anche perché è un libro che è un po' romanzo, un po' afflè, un po' un'avvelenata, appassionata contro certe cose che non vanno bene di noi italiani. Si può dire che è quasi un romanzo di economia sentimentale, perché c'è anche dell'economia dentro. Beh. È un atto d'amore nei confronti dell'Italia che sta andando in declino ed è un grido disperato per fermare questo declino. Beh, economia sentimentale mi piace. Ti bello, piace? Molto bello. Vedi, perché poi è proprio lì il punto. Cioè io sono convinto che in tutto questo marasma terribile, in questa tempesta perfetta che ci sta scuotendo tutti, ci sia però anche una straordinaria possibilità di riscatto, a patto di dimenticarci il passato. Le nostre vite senza ieri sono senza ieri proprio perché le lezioni del passato oggi rischiano di non aiutarci più. Dal 2000 in poi il mondo è cambiato. Io sono stato uno di quelli che ne ha prese di più da questo cambiamento e l'ho raccontato nei miei libri. Perché tu eri, ricordiamo per chi non lo sapesse, sì, e deve rileggersi tutti i libri precedenti, perché quando leggi questo poi ti viene voglia, prima che scrittore, imprenditore nel campo, ecco perché dicevo sì. La stoffa la conosce tutto quanto, perché sì, facevamo tessuti nell'azienda di famiglia, un lanificio che nasceva negli anni 20, insomma. Questa giacca infatti è una delle tessuti inventati da uno dei tuoi operai, se non sbaglio. Beh, dallo stilista Sergio Vari, bolognese, mitico personaggio amico delle Zeppelin, forse non è vero naturalmente. Però si dice. L'ha sempre detto. Quindi.
fatto questa parentesi per capire la forza dell'ex imprenditore che c'è in te. Beh sì, insomma, il discorso è questo. Noi siamo di fronte a un'economia che si svolge in maniera completamente diversa, no? Cioè, in un mondo in cui Facebook vale più della Boeing, cioè in un mondo in cui le idee, le nostre idee, le nostre chiacchiere anche su Facebook valgono più degli aerei, cioè di milioni di chili e tonnellate. Ma valgono nel senso di soldi proprio. Sì, valgono di più. Allora bisogna cambiare tutto, forse sicuramente noi dovremo cambiare i nostri modi di pensare all'economia. Tra l'altro tu sul passato, bisogna metterci diciamo una pietra sopra, usi un termine molto così appunto sentimentale, perché il libro è molto sentimentale, e nonostante parli della nostra realtà così un po' controversa, e dici che bisogna abbandonare il passato, bisogna farci l'amore per l'ultima volta. Come si fa l'amore col passato per l'ultima volta? Io ce lo faccio spesso, perché sì, ho un rapporto forte al mio passato, mi è piaciuto tanto, e quindi farci l'amore per l'ultima volta è il modo migliore per abbandonarlo, no? Per, come dire, per dargli l'ultimo saluto. Perché vedi Serena, io penso che in questa nazione in cui si parla dei giovani senza dargli la voce, però bisognerebbe tutti fare un po' un passo indietro, nel senso che le imprese che abbiamo noi oggi e che dettano un po' la politica economica, che contrattano con il governo, forse dovrebbero essere non sostituite ma affiancate da imprese nuove, come succede nel mondo che corre, no? Imprese nascono da idee completamente nuove. Tra l'altro tu parli di una rivoluzione delle idee, anche perché il libro è molto amaro naturalmente nel raccontare i nostri tempi, che appunto sono sotto gli occhi di tutti amari, però anche pieno di incredibilmente di ottimismo, dai proprio come anche delle ricette economiche. Sì, cioè io sono ottimista, guarda che secondo me in tutta questa tempesta noi abbiamo la possibilità di farci guidare dai nostri figli, da chi vede il mondo in maniera diversa. Infatti c'è un capitolo che si chiama, io chiamerei Imagine, come la canzone di John Lennon, che si chiama sì. Immagina, no? Sì. E tu immagini la possibilità di un mondo migliore, ma molto pratica, parli addirittura di un piano Marshall delle idee, ma sì, che significa? Beh, io farei una cosa, senti, siccome ci dicono sempre non ci sono i soldi per fare le cose, io li andrei, saprei dove andarle a prendere, no? Tutti la montagna di denaro bigio tornata in Italia dallo scudo fiscale. Dal pratese, sì. Bello. Denaro bigio è il denaro nero? Sì, un po' sudicio anche. Ah, è scuro e sudicio allo stesso tempo. Bigio è bello, sai che non è poi lo chiamano il denaro bigio? Bisogna suggerirlo al governo dei tecnici. Esatto, fate qualcosa per questo denaro bigio. Prendiamo l'1% di questa enorme massa, verrebbe fuori più o meno 1 miliardo di euro. Mettiamolo a disposizione come capitale per le idee dei giovani. Se ne perderà tanto, perché le idee non è che funzionano tutte. Però se ne funzionassero 100, avremmo 100 nuove imprese che assumerebbero. Perché vedi, anche lì, quando si parla di crescita dell'economia, non basta che migliorino i bilanci delle aziende. Queste aziende devono assumere, sennò non ce ne importa nulla, capito? Cioè, l'aumento del profitto non vuol dire che è aumento di benessere generalizzato. Infatti, si è spezzato questo meccanismo, invece bisogna far assumere questi ragazzi. Però adesso invece pensano come licenziarli con l'articolo 18. No, adesso per dire, volevo provocarti perché nel libro parli anche, meno sentimentalmente, sì, dell'articolo 18. Quello mi fa arrabbiare, è una discussione lunare. Ma come si fa, pensando alla crescita, di partire trovando il modo di licenziare in maniera più semplice? Ma qual è l'imprenditore che vuol fare un'azienda e prima di farla pensa di come fare a licenziare se gli va male? Creiamo un'altra cosa, no? Ma loro dicono che così si sbloccano i capitali, le multinazionali dall'estero vengono invogliate a portare i soldi qui a investire, che nel libro tu dici è una bufala. Ma le multinazionali... Scusa, io ho riassunto in questo termine. Ti ringrazio, mi fai dire queste cose in televisione, è importante.
Le multinazionali vengono in Italia, agevolate fiscalmente in tutti i modi, assumono a tempo un po' di ragazzi e poi quando succede qualcosa ai mercati internazionali chiudono le licenze e le mandano a casa tutti. In Italia, in Toscana solo ce ne sono 3 o 4 di casi così. Che non ne importa bisogno. Niente articolo 18 o non 18, loro sono oltre. Ma naturalmente. Senti, un'altra cosa che dici, che questo libro appunto abbiamo visto, cioè questo filo rosso che unisce tutte le storie, i racconti, anche un po' di memoria, che sono i tuoi figli e i giovani del paese a cui tu dedichi un po' questo libro. E racconti una cosa che mi ha colpito, una tua affermazione. Dici, oggi che abbiamo tutto, non abbiamo più niente. Adesso si dice, no, i nostri figli hanno tutto, e tu dici, hanno solo molta roba che vale poco e non costa nulla. Hanno tutto tranne che l'idea di futuro. Sì, perché vedi, c'è questo meccanismo di fare tanti piccoli regali, no? Che costano poco. E così sembra a noi di essere assolti dal fatto che abbiamo caricato il loro presente, no? Ma sono solo aspettative che noi regaliamo. Noi bisogna regalare dei sogni, si può dire ancora questa parola? Sogni. Ecco, dei sogni. Noi bisogna dargli un sogno di futuro, altrimenti anche come genitori avremo fallito.